Benvenuti alla nuova puntata di Dal Vivo. Oggi siamo in collegamento con il consigliere del municipio 6, Nicolò Libero Orlando. Buongiorno Nicolò. Buongiorno a tutti. Benvenuto Nicolò. Oggi parliamo del progetto di educazione finanziaria, un progetto che, di cui tu ci parlerai, in che cosa consiste, spiegaci un po' di che cosa farai con questo progetto di educazione finanziaria, come si svolge e come nasce questo progetto. Va bene, allora inizio in linea cronologica con il come nasce. Nasce da un bisogno da parte dei ragazzi di essere coinvolti dalle istituzioni, dal poter fare comunque qualche attività istituzionale, perché tendenzialmente la fascia dei liceali è quella che ha meno servizi, perché fino alle scuole medie e poi dall'università in poi ci si occupa molto di più delle persone nelle istituzioni. Quindi questa fascia, essendo tra virgolette scoperta, ho pensato che sarebbe stato opportuno coinvolgerla e cercare di capire appunto i loro bisogni, anche perché tra l'altro sono coetaneo, nel senso che ho 20 anni, quindi la sento anche io questa, l'ho sentita anche io questa distanza. Sì, tu sei giovanissimo. Sì, e quindi durante le varie cogestioni, durante le varie autogestioni dei licei di questi anni, sono andato a tenere dei collettivi dove abbiamo parlato proprio di questo, di ciò che avrebbero avuto bisogno i ragazzi, e da questa domanda sono fuoriusciti vari temi, vari argomenti. Alla fine di queste assemblee abbiamo deciso di fare poi un elenco di tutti quanti i corsi che erano fuoriusciti, e abbiamo deciso di farli votare, di far votare i ragazzi e far decidere quali erano secondo loro i più importanti, quelli che gli avrebbe fatto più piacere seguire, e questo ha portato poi l'educazione civica, essendo la più votata, a divenire appunto uno dei corsi CAM del Municipio 6, dove i ragazzi potranno formarsi come persone, dove potranno capire delle cose che durante gli anni scolastici purtroppo non riescono sempre a capire, anche se magari hanno economia a scuola. Perché vi faccio un esempio: questo lunedì c'è stato il primo incontro e si è parlato della questione pensionistica, quindi di cosa succede quando si arriva in pensione con magari il 60% dell'ultimo stipendio, e quindi come ci si deve muovere con 600-700 euro al mese, come invece poter avere un secondo pilastro, quindi una seconda entrata che possa permettere magari di vivere un pochino meglio. Oppure nei prossimi incontri si parlerà di come investire, perché spesso sui social fuoriescono vari avvisi, vari annunci sui bitcoin e cose di questo tipo. Durante questi corsi invece si riesce a capire cosa conviene fare e perché invece i bitcoin possono non essere invece un qualcosa di conveniente. Okay. Quindi questo è... Ok, va bene, perfetto. E la prossima domanda, ma tu, progetto finito, quindi alla fine di tutto questo, che cosa ti vuoi portare a casa? Qual è il tuo obiettivo? Quando potrai dire sono veramente soddisfatto e ho raggiunto il risultato che volevo? Il risultato in realtà l'ho già avuto, nel senso che si sono iscritti più di 30 ragazzi e al primo incontro già più di 20 erano presenti, e già questo per me è un obiettivo, nel senso che vuol dire che davvero quella fascia di popolazione si riesce a coinvolgere, portando ovviamente dei temi che gli interessano. E oltre a questo si riesce anche a far capire magari un qualcosa in più a queste persone che poi gli può servire nel corso della vita. Quindi già questo è un risultato, direi. Più che sufficiente.
Ok, e ultima domanda, poi ci congediamo. Volevo chiederti se puoi farci a chi si rivolge quindi il progetto e se puoi farci un recap di tutte le informazioni più importanti, quindi la data di inizio dei corsi, i vari orari e i vari contatti eventualmente. Certo, allora questo corso è per la fascia liceale, quindi tendenzialmente dai 14 anni fino ai 18-19 e si tiene in questo momento, ci saranno in totale 4 incontri, il primo è partito il 18, lunedì 18, si terranno tutti i prossimi 3 lunedì al Liceo Scientifico Statale Elio Vittorini di Milano dalle 14.30 alle 16, però dato che comunque ci sono arrivate varie mail da parte anche di altre persone, anche di altre età, abbiamo deciso di finanziare un altro corso che invece sarà possibile frequentare per qualsiasi tipo di età nei prossimi mesi. Ora, non appena avremo notizie, comunque ve le mando. Ok, va bene Nicolò, ti ringraziamo e ci salutiamo. Grazie mille a voi per l'opportunità. Grazie. Ciao.